Ciao a te, mammifero dal dubbio senso intellettivo, che ha deciso di aprire questo inutile contenuto su questa piattaforma così variegata e colorata. Oggi racconterò la mia esperienza con il mio gioco in assoluto preferito d'infanzia, che mi ha segnato definitivamente da quando l'ho visto per la prima volta. E stiamo parlando di Piante contro Zombie, o Plants vs Zombies, se preferisci, della sua saga di videogiochi, belli e brutti. Che cosa sarà mai questo gioco che non conosce quasi nessuno veramente a fondo? Dunque, iniziamo dal principio. Plants vs Zombies è un videogioco Tower Defense del 2009, sviluppato da PopCap Games. Vede il giocatore interagire con diversi tipi di piante e funghi, come tuberi esplosivi, funghi ipnotizzanti, catapulte a cavoli e cocomeri. Fermi, fermi, fermi. Non so se avete capito bene di cosa stiamo parlando. In altri giochi, dove ci sono due o più fazioni diverse, di solito troviamo rossi e blu, terroristi e antiterroristi, umani e mostri, guardie e animatronics, insomma, avete capito. Ma questi di PopCap Games cosa hanno fatto? Piante e zombie. Piante e zombie. Che figata, non si era mai vista una cazzata, ma allo stesso tempo una genialata così. Non so, c'era qualcosa di magico nel vedere una spara semi sputare addosso uno zombie goffo e lento che veniva dritto verso di te con l'unico intento di mangiare il tuo cervello. I titoli di questa saga sono stati Piante contro Zombie, Piante contro Zombie 2, Piante contro Zombie Adventures, Piante contro Zombie Heroes, Piante contro Zombie Garden Warfare, Piante contro Zombie Garden Warfare 2, Piante contro Zombie Battle for Neighborville, Piante contro Zombie 3. Al momento non è ancora uscito. Oggi però parleremo del primo capitolo. Appena entrati nel gioco, troveremo una musichetta abbastanza piacevole che ci accoglie. Premiamo il tasto Inizia partita. E da qui inizia un susseguirsi di tutorial e stage di prova per capire il meccanismo del gioco. Anche se sembra, questo gioco è un po' più diverso da qualsiasi altro Tower Defense. Il primo e unico personaggio che ci accoglierà sarà Dave, che ha una padella in testa? Sì. E sapete perché? Perché è pazzo! Bene, è così che ci viene presentato questo strambo ma simpatico personaggio. E ora vi sfido, provate a capire che diavolo dice senza leggere i sottotitoli. Comunque, andando avanti, iniziata la prima partita, ci ritroveremo con una fila d'erba utilizzabile per piantare la nostra prima pianta, la sparasemi. Ora, stupidi bambini ignoranti, non è lo sparasemi, è la sparasemi, visto che essendo una pianta al femminile si dice la, non la chiamate con lo. Dicevo, ogni tanto dal cielo cadranno sfere di energia solare da 25 punti. Raggiunta 100 energia, ecco che piantiamo la sparasemi. E sì, da piccolo mi innamorai di questa pianta. Non so, c'era qualcosa che mi portava ad adorarla più di qualsiasi altra arma di qualsiasi altro gioco. Anche una spada cosmica sparastelle che concentrava la forza dell'universo non era abbastanza. Finito il primo livello con molta semplicità, sbloccheremo la seconda pianta, il girasole. Il girasole genera nel tempo sfere solari ed è qui che capiamo che il girasole è una, se non la pianta più importante del gioco. Visto che è un po' difficile andare avanti solo con l'energia che cade dal cielo, dove ci sono piante come la tripla sparasemi, che ne costano ben 325 energia solare. La storia di Piante contro Zombie è strutturata in 5 fasi di gioco: giardino, giardino di notte, piscina, piscina di notte con la nebbia, tetto, e riservato per l'ultimo livello del gioco ci sarà il tetto di notte. Piante contro Zombie ha una vasta varietà di 49 piante che si adattano ai vari ambienti degli stage, come i funghi che combattono per noi a un basso costo di energie solari, ma che arrivato il giorno iniziano a dormire. Non ho ben capito perché. O come la foglia di ninfea, che ci permetterà di piantare le nostre piante anche in acqua. E 26 zombie, che ovunque andremo saranno sempre pronti a divorarci l'organo principale del sistema nervoso centrale. Finita l'avventura avremo altre modalità da giocare, minigiochi, rompicapi e sopravvivenza. I minigiochi sono delle variazioni dei livelli giocati dall'avventura. I rompicapi sono divisi in due tipi, spaccavasi, dove dovremo rompere vasi in cerca di piante per difenderci, anche se nei vasi si nascondono anche gli zombie. E io zombie, Devil pazzo ci metterà delle finte piante cartonate per farci giocare nei panni degli zombie. Infine abbiamo tre tipi di sopravvivenza: normale, difficile e infinita. Ognuna di esse è ambientata in una delle fasi del gioco, dell'avventura.
Superati 5 round rispettivamente da 5 orde di zombie, vinceremo il livello. La modalità infinita, invece, è ambientata nella piscina, in modo da permetterci di utilizzare tutte le piante del gioco che sbloccheremo. Serve per scatenare la fantasia, inventandosi la propria strategia, resistendo sempre di più. Finita l'avventura, otterremo la statua girasole d'argento, e quando avremo finito anche ogni singolo livello delle altre modalità, otterremo il girasole d'oro. Ed è con questo semplice sistema che ho imparato che cosa vuol dire platinare un gioco. Parlando invece di colonne sonore, sono fantastiche, rilassanti, ma che a volte ti mettono un'energia incontrollabile. La mia preferita? Assolutamente Ultimate Battle. Mi gasa in una maniera incredibile, e se riesci a farlo essendo un tower defense abbastanza tranquillo, tanta roba allora. Arrivati a questo punto, mi viene da dire che mi dispiace che un gioco così bello, a livello di idea, sia rimasto un po' nell'ombra del successo. E non parlo dei capitoli successivi, che non fanno altro che stravolgere il gioco e diventare un semplice metodo commerciale che si vuole far vedere ma che di sostanza non ha molto da offrire. Ma il primo ha sempre avuto qualcosa di unico e irripetibile. Io stesso, quando ero piccolo, non avevo molte persone con cui parlarne, proprio perché non lo conoscevano in molti. Sì, ogni tanto trovavo qualcuno che effettivamente di nome lo conosceva, ma poi iniziava a rivolgersi al maschile da sparasemi e mi veniva solo voglia di sputargli in faccia piuttosto che parlare con lui. Detto ciò, però, sono felice che questo gioco non sia stato discusso più di tanto. Dopotutto mi lascia il campo libero e posso farci tutti i contenuti che voglio. Quindi, meglio per me. E posso fare tanti altri esempi di giochi che non sono mai stati considerati più di quanto meritano, ma che avevano qualcosa di magico, come Terraria, The Forest o Silent Hill. E questi giochi hanno tutti una caratteristica in comune: non sono mai stati considerati abbastanza per via di altri giochi considerati simili o addirittura uguali, cosa che in realtà non sono per niente. Ora ho divagato un po' troppo, ma davvero, Piante contro Zombie resterà sempre il gioco che mi ha segnato più di tutti, con la sua semplicità e la sua voglia di far ridere per le cazzate di Dave.